Con questa coda di traverso sono molto anni 80, vero? Lorenzo è qui con me, sta prendendo dimestichezza con il treppiede. Però, fagli un po' vedere. Voglio fare una ricetta che l'ho fatta una volta e veramente è venuta spettacolare, anzi, come diceva un mio amico, mondiale. E si tratta dell'osso buco alla milanese. È una ricetta che io sinceramente non avevo mai sentito, ma l'ho trovata casualmente su internet perché l'osso buco sinceramente non so nemmeno di averlo mai mangiato prima di quella volta. E l'ho voluto comprare, però non sapevo come cucinarlo e ho trovato questa ricetta. L'ho fatta, me la ho anche mezzo inventato. Veramente, veramente buona e la voglio proporre perché è insolita secondo me. Poi magari ero io l'unica scema che non la conosceva. Vabbè, per prima cosa ho messo l'acqua a bollire perché ci servirà che dobbiamo fare il brodo. Ah, volevo dire che sono qua. Molti di voi mi avete criticato perché. Criticato, mi avete dato più che altro un suggerimento perché nell'altro video del farro multicolor per il fatto che ho usato il dado. Ecco, io lo faccio per questione di comodità perché sinceramente non ho il tempo di fare il brodo di carne. Quindi adesso in una padella, pentola anzi, abbastanza grande, metto un pochino d'olio, un pochino, non faccio come quelli là che fanno i video di cucina che dicono un filo d'olio, mezzo litro d'olio. Ci metto anche un pochino di burro e metto sul fuoco. Nel frattempo mi taglio finemente la cipolla e la metto qui dentro ad appassire per una decina di minuti. Allora, adesso ho messo mezzo litro d'acqua e ci butto il dado dentro. Bene, adesso prendete l'osso buco e con una forbice dovete tagliare, o con coltello, dovete tagliare questa parte del nervetto perché questa qui almeno non si arriccerà durante la cottura. Io faccio due o tre taglietti. Fatto questo, lo passo nella farina da tutti e due i lati. Allora, la cipolla è pronta. Adesso alzo un pochettino la fiamma e butto dentro gli ossi buchi tagliati e impanati e li faccio soffriggere un pochettino da entrambi i lati. Perfetto, adesso giriamo, così sono un pochino abbrustolite. Oddio, oddio. Ora prendete mezzo bicchiere di vino bianco e facciamo evaporare un po'. Adesso aggiustiamo di sale e di pepe. Adesso aggiungiamo il brodo. Abbassiamo totalmente la fiamma. Con la fiamma veramente al minimo, io metto questo e va coperto perché ho lasciato lo sfiato, anche se questi coperchi qua già ce l'hanno, però io per non rischiare che si brucia tutto, metto anche il bastoncino qua. Allora, adesso deve cuocere almeno per un'oretta e mezza, io però lo tengo sempre d'occhio perché dipende dallo spessore anche della carne o dal... Se il brodo si è asciugato o meno, se si è asciugato tutto quanto ne aggiungete un pochino d'acqua, però praticamente la ricetta è quasi finita. Adesso una mezz'oretta prima della fine faremo un'altra piccola aggiunta e poi praticamente la ricetta è già finita. È già finita la ricetta, altrimenti fa tutto quanto il fuoco, come sempre. Siamo arrivati che è un'oretta già che sta sul fuoco, intanto mi preparo la cremolata. Praticamente qui ho messo del prezzemolo tritato. Adesso metto un po' d'aglio. E infine mettiamo la buccia di un limone, ovviamente lavato. Mischiamo tutto e lo aggiungiamo a 5 minuti dalla fine nel brodo. Mannaggia, ragazzi, purtroppo non ho fatto play. Comunque ho buttato dentro la cremolata e ho mischiato. Visto che è passata un'oretta e un quarto, quindi 5-10 minuti e spengo sotto il fuoco.
Trascorsi 10 minuti ho spento il fuoco e l'ho lasciato un pochino a riposare. Ed ecco fatto il nostro osso buco alla milanese. Lorenzo si sta leccando la padella. Ok, quindi abbiamo finito con questa ricetta. E è veramente buono, magari la cottura è un po' lunga, però alla fine voi non dovete fare niente. Leggerissimissimissimo non è, però magari accompagnato da una polenta molto estiva o da comunque un risotto allo zafferano, l'ho cercato su internet, va bene per proprio un pranzo impegnativo, altrimenti per una cosa un pochino più leggera con un'insalata, un bijou. Ok, fatemi sapere se magari la farete e vi mando un bacio al prossimo video.